Malvalvo, Zacchini fu uno dei più importanti e raffinati scrittori satirici italiani. Perché ha deciso di ricordare la sua opera qui a Mantova? Innanzitutto per un motivo triste, che Borzacchini è mancato l'anno scorso proprio alla fine del Festival di Mantova, il 7 settembre del 2014. E sembrava giusto ricordarlo anche perché Borzacchini è adorato in Toscana quanto misconosciuto nel resto d'Italia, quindi ho voluto ricordare quello che io considero il mio scrittore ispiratore in assoluto. Infatti Borzacchini riteneva socialmente utile divertire il prossimo e condivide questo suo obiettivo. Sì, assolutamente, perché attraverso il divertimento si può iniziare a ragionare. Se ridi di qualcosa significa che hai capito di che cosa stai ridendo, quindi hai capito che in qualche modo ti stanno buggerando, non te la stanno raccontando giusta, quindi è il primo passo per poi incominciare a prendere una coscienza sociale. Prima ci si ride o ci si arrabbia. Ridere probabilmente è più produttivo. Ecco, e nei dialoghi tra i vecchietti del Barlume c'è qualcosa che ricorda qualche lemma di Borzacchini oppure tutto farina del suo? No, ci sono parecchie cose che ricordano i Borzacchini. Non so quanto siano riportabili in un'intervista audio-televisiva, ma c'è il modo di dire le cose in maniera volgare affinché l'interlocutore se ne ricordi. Si può dire tranquillamente che una persona non capisce niente, ma se gli dici che se gli stupidi volassero bisognerebbe dargli da mangiare col cannone, sicuramente l'immagine è più efficace. Attraverso questo modo di fare i concetti restano più a lungo, quindi provocano una risata e quindi scatenano un'emozione. La logica da sola è necessaria, ma non è sufficiente. Ecco, Borzacchini fu anche uno delle più autorevoli firme del Vernacoliere. C'è qualche titolo celebre che si ricorda di questa testata? Assolutamente. Per la mia nascita geografica mi ricordo È nato un pisano furbo, che era assolutamente esemplificativa, ma così come non pochi, non tanti sanno che il Vernacoliere deve la sua fama a questo titolo che annunciava un'imposta, la Sogot, sovraimposta sulla topa, che causò tutta una serie di problemi, fra cui alcune denunce in sede civile che finirono poi in un nulla di fatto. Il Vernacoliere venne assolto e il titolo del successivo fu La topa non è reato, quindi e con tutta la gente che esultava. Va anche detto che il Vernacoliere non giunge alle vette incredibili, ahimè involontarie, a cui giunge un altro giornale toscano, il Tirreno. Il Tirreno è capace di mettere le dimissioni del Papa in seconda fila subito dopo la nuova squadra del Pisa, è successo davvero ad aprile del 2013. Il Tirreno è capace di titolare, e questo c'è sul sito web del Vernacoliere, sotto la scritta Noi siamo bravi, loro sono imbattibili, campeggia la seguente locandina del Tirreno: arrestato imam, la moglie è pisana. Ecco, contro la realtà anche la fantasia più sfrenata crolla. Ecco, e una delle opere di Borzacchini che lei ha citato, cioè il Borzacchini Universale, ha visto recentemente un formato ebook. Ecco, quindi la lettura digitale può aiutare secondo lei a riscoprire autori che magari sono stati dimenticati o non valorizzati adeguatamente? Sì, assolutamente, perché è un metodo innanzitutto per avere a disposizione libri desueti. Io uso moltissimo la lettura digitale per libri anastatici. Sarebbe difficile trovare il Galateo del Carabiniere o il codice cavalleresco italiano in copia cartacea. In PDF, con un minimo di intraprendenza, questi libri si trovano. E molto spesso questi libri appunto soffrono di una voluminosità non trascurabile e di uno stato di conservazione terrificante, per cui l'ebook, il digitale, può aiutare moltissimo la loro fruizione. Continuo a pensare che un libro di carta letto rimanga nella memoria più facilmente, perché è un oggetto multisensoriale e quindi ci stimola di più. Però chiaro che sicuramente è meglio l'ebook che non il sentito dire. Ecco, e c'è per finire un lemma del Borzacchini che si adatterebbe secondo lei a Mantova in maniera particolare? Sì, direi mangiate minestre a fette, è un'antifrasi, significa siete capaci di fare qualcosa nel quale nessuno crederebbe. Quando Mantova è partita ormai 12 o 13, no, 13 anni fa, non mi ricordo,
Se qualcuno mi avesse detto fanno un festival della letteratura dove si paga il biglietto per andare a ascoltare gli autori di libri e poi dopo si può anche comprare il libro, avrei detto questi sono dei pazzi. Quindi evidentemente mangiate minestre a fette.